Bene, allora tutti quanti avete compilato un modulo. L'ultima cosa che voglio dire, faccio ripassare il foglio delle presenze, così chi non ha ancora firmato. Ok, poi tutti questi indirizzi ho chiesto che vengano messi su una lista, stampati, in modo tale che ciascuno di voi possa avere una copia o comunque con un altro sistema anche informatico riuscire a mandare una copia a tutti, perché finalità di questo corso è non solo trasferirvi delle conoscenze, ma permettervi poi di colloquiare e di avere poi futuri scambi di semi e di informazioni. Quindi è necessario, proprio basilare, che voi possiate avere uno strumento per ricontattarvi. Poi, un'altra cosetta che vi volevo dire è che stiamo organizzando le visite in campo. Allora, più tardi ne facciamo una qui nell'orto, qui attorno alla masseria. Poi abbiamo contattato un altro orto che è qui vicino a un centinaio di metri. Patrizia? L'altro orto è disponibile domani? Ok, domani pomeriggio, dopo mangiato, andiamo in quest'altro orto. Le visite, allora, nel programma abbiamo scritto delle cose, cioè che vorremmo fare delle cose in campo. È chiaro che siamo in molti, abbiamo innanzitutto la difficoltà di stare in un orto, tutti quanti, quindi capirete che dobbiamo andarci con calma. E l'altra cosa importante è che troviamo quel che troviamo nell'orto, quindi faremo quello che riusciamo a fare. Vediamo. Poi un'altra cosa che io vi volevo comunicare è questa. Civiltà Contadina, che è l'associazione di cui sono presidente, ha fatto una edizione di un manuale per salvare i semi. La finalità chiaramente è quella di mettere in mano a tutte le persone, cioè voglio dire, un manuale è utile nell'orto quanto una zappa, perché per chi non ne sa nulla, insomma, voglio dire, è un apprendimento, ma nel caso del, diciamo, del salvare i semi, oggi c'è un elemento in più importante, che è questo, che chi si salva i semi erano gli anziani, adesso non lo si fa più, è da anni, e quindi gran parte di quelle tradizioni, informazioni che avevano gli anziani nel fare quello che facevano per salvare i semi dal loro raccolto si sono perse, perché adesso i semi si vanno a comprare. Allora è necessario ripristinare queste conoscenze, e l'unico modo è ripartire almeno da un manuale. Anche perché alcune cose che facevano i nostri nonni sarebbero sconsigliabili. Cioè, io voglio dire, si possono fare, funzionano, però, cioè, diciamo, si può migliorare. Allora abbiamo deciso di prendere come punto di riferimento questo manuale qui. Non è l'unico manuale, diciamo, per salvare i semi al mondo, nel senso che noi abbiamo deciso di fare l'edizione di questa, perché con queste due persone, cioè Michelle e Jude Fanton, abbiamo un'affinità di carattere, un'affinità di scopi. Loro sono due veri seed saver, cioè sono due persone che nella loro vita hanno compiuto proprio tutto quello che un seed saver può fare nella propria vita. Innanzitutto vengono sì dall'Australia, nel senso che lei è australiana ma lui è francese, ma loro quando, diciamo così, hanno cominciato si sono trovati davanti a un problema oggettivo, cioè
L'Australia è un paese molto chiuso all'entrata di semi. Quando qualcuno emigra in Australia, non si può portare dietro niente di semi, di animali, niente. Ci sono delle leggi anche di quarantena molto dure. E questo perché l'Australia ha un passato di introduzioni animali e vegetali che è stato allucinante. Molti errori compiuti in passato li stanno scontando ancora oggi. Quindi loro proprio preferiscono non fare entrare, se, cioè spedire un seme dall'Italia all'Australia è, per gli australiani è un crimine, cioè proprio legge, c'è la legge penale, sia chiaramente per chi spedisce che sia per chi riceve. Quindi si cerca chi è in Australia, magari immigrato da lunga data, si è ritrovato con i propri semi da immigrante, non potendoli trovare in commercio, si è dovuto attivare bene o male, no? In forza di queste normative, si è dovuto adoperare per conservarli. Quindi tutte le comunità degli emigranti australiani si sono adoperate per conservare i semi e loro due, questa coppia, li ha organizzati. Questo è stato il loro principale merito. Li ha organizzati in tanti gruppi locali, in modo tale che ogni gruppo diventasse a se stesso una piccola banca semi. E hanno scritto questo manuale appunto per aiutarli a mantenere al meglio questo patrimonio di semi che avevano. Loro in Australia hanno, ad esempio nella loro organizzazione, Seed Savers Network, hanno molti semi italiani. Loro fecero questo manuale che fra l'altro contiene, ecco la cosa interessante, è che contiene anche molte piante che non sono per niente tipiche né dell'Italia né dell'Europa, ma del sud-est asiatico. Quindi è il manuale che abbiamo trovato, secondo noi, più completo in assoluto, diciamo nel panorama dei manuali dei semi. Quindi l'abbiamo tradotto come Città Contadina, l'abbiamo proposto a un editore abbastanza noto che è Macro Edizioni e anche Amterra Nuova, e insieme siamo riusciti a mettere insieme due editori che di solito sono in concorrenza. Insieme hanno deciso di affrontare questa edizione che fra l'altro sta funzionando molto bene. Quindi io vi dico, io ne ho portati un po' di copie, se qualcuno lo vuole me lo chieda, e chiaramente c'è anche un piccolo sconto speciale per i corsisti. Quanto costa? 10 euro. Come? Un pugno di sedia. Sì. Io ne ho un pochino, non per tutti, ma qualcuno ce l'ho. Bene. Noi andiamo nell'orto, magari. Sì. Andremo nell'orto. Me lo porto dietro? Questo non serve più? No, perché volevo fargli vedere delle immagini. E allora? C'è la qua? Sì? Bisogna premere due volte. Qui, no? Sì, no, quello l'ho fatto. Ma non si può collegarlo direttamente senza... Ah, ok. Bene. Noi ci spostiamo, andiamo nell'orto, così intanto... Proseguiamo. Sì. Sì. Certo. Per chi? Per te. Ecco qua. Solo che, allora facciamo così un attimo,
facciamo così che... E sarà a posto. E sono i resti di 50. Ok. Non li moltiplico, poi quando sono finiti, sono finiti. Diciamo di setacci che ho a disposizione lì a casa. Quando setacci tu? Sì, sì. Quando ci si diletta come me a fare il seat saver è divertente anche diventare costruttore di setacci. Un po' perché comunque tanto non se ne trovano di già fatti, no? In commercio al massimo trovate quelli da farina. Però c'è anche da dire che per i semi c'è bisogno di una quantità abbastanza ben fornita come tipi di maglie, no? Come dimensioni, calibri. E quindi, siccome non me li trovo, molto spesso me li faccio da solo. Ad esempio, per fare i pomodori, adesso non so se ho delle immagini dietro, ma... Cioè sì, ce le ho da qualche parte. Questo lo mollo. Ma a me è capitato di fare 2 anni fa 2000 metri di riproduzione di semi di pomodoro. E quindi una parte era in canna e la maggior parte era nano. Quindi capirete anche voi che insomma la massa di pomodoro era rilevante. E quindi prendevamo questo pomodoro proprio chiaramente a secchi, lo portavamo vicino a casa, io lo mettevo in delle cassette rosse da... erano cassette da 50x40, 50 di altezza, e lì dentro pestavamo questo pomodoro, lo facevamo a salsa proprio, ma con gli stivaloni, poi lo lasciavamo lì a fermentare 3 giorni al sole, dopo 3 giorni si tornava e si doveva setacciare. E in quel caso lì mi sono messo all'opera, mi sono fatto i setacci da solo. E farsi setacci è divertente. Questo è un sistema che, vabbè, è adattato al tipo di lamiera, perché questa qui, dopo ve la faccio vedere da vicino, è una lamiera professionale, cioè proprio quella che usano nella selezione dei sementi professionale, perché ha dei calibri, cioè proprio è lamiera stampata, con un calibro particolare. Qui davanti c'è il numero, no? È un 3,25. 3 mm e 25.
queste lamiere passano di praticamente un quarto di millimetro, quindi da 3,25 si passa a 3,50 o a 2,75 e via discorrendo. E, questi qui con l'aiuto di un amico che mi ha aiutato a tagliare le lamiere della dimensione giusta, niente, abbiamo composto questi qui, questi sono proprio professionali. Poi quelli che invece mi faccio da me, che sono quelli tondi, classici, all'antica, fatti però con la sfoglia di legno, quelli lì è il retino, invece che la lamiera stampata, quelli sono meno professionali, però danno almeno... Io ne ho tanti, le uso e le faccio anche grandi perché a volte mi servono anche solo per asciugare i semi. A volte ho dei semi umidi da mettere ad asciugare, li appoggio sopra i telai in modo che ci sia aria da sotto e da sopra. Allora, vi dicevamo prima della scatola di Petri, ecco qua, è un attrezzino molto semplice. Sono due coperchietti che si inseriscono uno nell'altro e creano una scatoletta di questo genere. Questa è in vetro, però ci sono anche quelle monouso in plastica che vanno benissimo. E se non volete comprarle, basta che andate presso un laboratorio di analisi e ve le fate dare, perché loro vabbè, ce le hanno sia nuove che usate, ma ne hanno a quantità che buttano. Allora, io adesso ho rimediato, che ce l'avevo lì, mi ero dimenticato, un pezzettino di carta, non è un granché, è proprio carta da cucina. Potete anche andare in, se, non so se in farmacia le abbiano, secondo me no, ci vuole un negozio di quelli che forniscono materiali da laboratorio, c'han già proprio anche, sono già in vendita i dischetti già di formato che si chiama carta bibula, è una carta assorbente, intendiamoci, però per fare queste prove di germinazione può bastare anche molto meno. E, mica che c'è un paio di forbici in giro. E servirebbe anche un bicchiere. Questo no, perché mi serve per bere. Io volevo giusto un po' d'acqua. E se c'era un bicchiere. Ho bisogno di un bicchiere. No, un bicchiere. No, no. Bene, allora. Facciamo alla vecchia maniera. Me n'è andato. Ok, scusate la forma grezza, ma si fa con quello che si ha. Poi un pochino di acqua, lo inumidiamo, proprio poca. Fatto, ci mettiamo sopra i semi.
Allora, di solito io ci metto un tot, un numero predeterminato. Se sono piccolini, cerco di mettercene di più, ma se sono grossi come questi, mi fermo di solito a 30. Perché così posso fare un conteggio più preciso. Sono 4, 5, 6, 12. Io adesso li sto mettendo senza osservare una particolare distanza. Perché per me non è importante, voglio dire, non è una prova scientifica, è una prova casalinga. Ok. Il giochino è pronto. Siccome è vetro e lascia un po' di fessura, io prendo di solito, adesso prima lo farò dare dal gentile staff, un po' di scotch e chiudo la fessurina che c'è qui sotto. Ok? Allora, se tutto funziona nell'arco di... Secondo me nell'arco di, insomma, giovedì forse già vediamo qualche seme che si è aperto. Perché fra col calore che abbiamo e il seme che, voglio dire, è fresco fresco, però siccome è un po' legnoso ci metto un altro goccino d'acqua. È molto legnoso e asciutto, quindi diamogli una possibilità in più. Ma guarda, non è necessario, anzi, no, non lo devi mettere al sole, quello sì, però può stare a luce ambiente. Se è inverno e quindi la temperatura in casa è bassa, magari bisogna tenerlo vicino a una fonte di calore. Cioè, no, no, non troppo al caldo, insomma, una fonte... Sì, perché calcola che ogni pianta avrebbe bisogno della sua temperatura, no? Di germinazione per dare il test al meglio. Quindi, pomodoro germina al meglio a 20-25 gradi, ok, ci vorrebbe quella temperatura lì. Il peperone germina al meglio a 25 gradi, ci vuole 25 gradi. Questa germina al meglio intorno ai 15 gradi, però basta tenerla in un ambiente un pochino normale, fresco, in casa, quindi vedi subito. Quanto tempo? Ma guarda, io le lascio qui dentro, di solito si fa così. La prima conta si fa dopo 7 giorni. La prima conta è in pratica. In 7 giorni quanti ne sono nati? Vai, conti e stabilisci quindi già subito una percentuale. Di solito per fare le prove sperimentali ci vorrebbero 3 scatole Petri da 30. Io ne faccio una perché è una prova per me, giusto per... Ma già dopo una settimana vedi quanto, cioè come è messo questo seme. Dopo una settimana, se è buono, è quasi tutto germogliato. Ma io c'è qualche dubbio che avevo, mettendo lo La scotch. seconda conta si fa dopo 15 giorni. Però mettendo lo scotch si elimina lo scambio con l'esterno. Sì. Cioè i semi che dovrebbero comunque avere bisogno di ossigeno, o no? Gli basta. No. 15 giorni. No, mi sembra, non lo No, so, ma poi questi qui sono fanno... incuriosita. Sono piante, guarda che poi l'ossigeno se lo creano da solo.
Cioè, nel momento che fanno un po' di clorofilla, già loro incominciano a assorbire, a fare lo scambio. No, io ce lo metto perché altrimenti dovrei ogni tanto riaprirle e bagnarle, tutto lì. Sì, sì, sì. Invece in questa maniera sono sigillate e sto più tranquillo. Quelle di plastica, quelle di appunto che costano un po' di meno come scatole di Petri, in questo senso sono meglio perché sono autosigillanti e quindi una volta chiuse non hanno bisogno di questo ulteriore. Ma sono imbevuti nell'acqua oppure sono solo? No, no, io ho bagnato nell'acqua solo quel po' di carta da cucina che ci ho messo dentro. Allora, se No. Perché sennò la no, guarda, qui l'acqua proprio non la vedi, è solo imbevuto quel panno cucina. Ah, questa prova qui va bene chiaramente per tutti i semi piccolini. Già se dovete far germogliare fagioli, piselli, legumi, insomma, queste cose di questo genere, questa scatola non va più bene. Allora in quel caso lì è meglio che prendete una vaschettina. Anche una cosa del genere andrebbe bene, la riempite per metà di sabbia da costruzioni, proprio sabbia, perché così non ha erbe infestanti e altre cose, e poi ci seminate i fagioli dentro. E già da quello così, cioè come prova di germinazione per vedere la germinabilità. Se vi serve, in certi casi può essere utile, non so, metti che avete seminato i piselli, non sono nati, è colpa di che mi ha venduto, no, magari prendi, se ti è avanzato un po' di seme e prova, e in quel caso lì puoi dire, sì, è colpa di quello là che mi ha venduto un seme che germoglia al 20% o per niente. I semi degli alberi da frutto? No, questo. Cioè, se uno avesse il tempo di aspettarli, stare lì, chiaro, c'è lo spazio, è chiaro che ci mettono un po' di più. No, beh, cioè, vuoi prendere dei vasi e seminarli e c'è lì dentro? Cioè, nella sperimentazione del far germinare dei semi. Sì. No, questo io te lo dico solo per fare delle prove di germinazione, basta. Se... Ma sì, cioè voglio dire, se tu ad esempio, non so, hai... Tipo, quest'anno mi ha mandato un campione di semi che era del 96, no? Quindi, cioè, no, scusa, del 2004. Quindi, totalmente morto secondo le statistiche. Però ho detto, ah, siccome non sembra un po' prezioso, proviamoci lo stesso. Ma non ho fatto la prova di germinazione. Siccome era pochissimo, l'ho preso tutto e l'ho messo. Ho fatto tanti vasetti proprio col terriccio e ogni vasetto un seme su 5 seminiere me ne sono nati 4, però per me è stato già un risultato. Ma questa dimostrazione che, vedi, anche se magari passano molti più anni di quella che potrebbe essere proprio la massima vita possibile, eppure ancora un briciolo di vita da qualche parte c'è. Quindi mai buttare via le speranze. Però a quel punto lì bisogna adottare dei sistemi di germinazione ottimali. Cioè un seme vecchio, vuoi farlo germinare a tutti i costi, tocca usare dei sostrati adeguati, degli strumenti da vivaismo, insomma, e allora forse ce la fai. È chiaro che se butti in terra
No, perché anche col seme buono in terra hai tanto spreco. Bene, partiamo con i nostri pomodori. Un coltellino no, eh? Sì. No, se no... No, no, giusto per fare le cose fatte bene, dai. Cioè, posso anche... Grazie, grazie. Comunque, voglio dire, per i pomodori è talmente semplice. Voi li portate a maturazione, no? I semi sono qua. Adesso questo è un impalaticcio, qui mescoliamo tutto, eh? Non è che sto a fare... anzi, visto che ci siamo, buttiamo direttamente dentro al bicchiere, va? Ok? Niente di che, si tratta solo di spremere il pomodoro dentro, essere sicuro che i semi ci vanno, escono tutti quelli che devono uscire. Prima mi dicevano, ma se hai pochi pomodori puoi anche buttarne uno solo, due, insomma un paio di pomodori, poi ci aggiungi un pochino d'acqua, è vero? Ma l'ideale, insomma, avere una massa critica di pomodori, che sono tipo questi qui, già sono sufficienti, poi siccome sono pomodori di piccola dimensione, qui di semi ce ne sono tanti. Se dovete fare i semi da un cuore di bue, soprattutto quelli proprio a forma di cuore, non quelli un po' a forma, diciamo, non proprio quelli periformi, no? Un po' tipo i cuori di bue di Albenga, quello lì di seme ne ha un po' di più, ma io ho avuto a che fare proprio con i cuori di bue, quelli a forma di appuntita, quelli di, ma, cioè in delle patacche di pomodori da mezzo chilo trovavo 10 semi, cioè moltiplicare quei semi lì una... si parte subito in perdita. Scusa, ma la pompa la stai salvando da mangiare? O la... Ma no, si può usare, voglia. No, ma dico questa proprio. No, qui non so, non sono puliti, non sono lavati, io non ho le mani pulite. Vabbè, la... Non è per uso alimentare, insomma. Io appunto 2 anni fa avevo gli appezzamenti di pomodori da salsa, cioè facevo sia la salsa che il pomodoro. Abbiamo fatto quintali di salsa, però abbiamo fatto tutto a crudo in modo tale che il seme potesse essere estratto senza danneggiarlo. Allora, come vi dicevo, il pomodoro è forse, sì, è uno di quei pochissimi ortaggi che richiede la fermentazione per fare il seme e deve essere una fermentazione acida. Questo perché è l'unico sistema per far morire, diciamo, per distruggere delle virosi trasmissibili altrimenti attraverso i semi. Se non fate questa operazione, create un seme che si conserva male perché sopra è ricoperto ancora di avanzi di polpe del pomodoro, ma avete anche la possibilità di impestare le vostre colture con dei virus. Perché il virus è più presente nella polpa che all'interno del seme. Quindi io adesso faccio in modo di buttarci qui dentro semi e quella gelatina che li circonda, no? Che è una sorta di materia, come dire, placentare. Qui
qui i frutti sono belli maturi, quindi sicuramente il seme è già perfettamente formato. Ora, finita questa operazione, niente, si lascia il contenuto di questo bicchiere coperto con un panno, una carta, giusto che non ci vadano gli insetti. Lo lasciamo qui e aspettiamo che fermenti. E deve proprio bollire, cioè vedete, insomma, si separano le polpe, farà un po' di cattivo odore, creerà una muffettina bianca e a quel punto lì possiamo partire per estrarre, per separare il seme dalle polpe. E può essere utile dargli lo spunto con un po' di lievito madre buono? No, ho fatto tutto da solo. Allora, l'altro frutto che ha bisogno di fermentazione è il cetriolo. Allora, per fare i semi di cetriolo bisogna aspettare che proprio il frutto arrivi a completa maturazione, perché quello che mangiamo noi è la parte, come dire, immatura, no? del frutto, e quando il frutto è ancora immaturo e i semi infatti non si sono ancora formati. Quindi dobbiamo aspettare che diventi maturo, quindi cambierà colore, consistenza, la buccia diventa bella dura, il frutto enorme e la pianta muore perché ormai è arrivata a fine ciclo. Quindi la pianta morirà, noi ci teniamo il cetriolo da parte e aspettiamo ancora un po', finché proprio non ne può più, che incomincia a cedere, e allora a quel punto lì lo apriamo e facciamo come il pomodoro, che abbiamo tutto, semi e quella gelatina che li circonda. Se noi provassimo a lavarlo subito, quella gelatina non va via facilmente. E lì ancora abbiamo lo stesso problema, che questa gelatina trasmette virosi. Dobbiamo toglierla dal seme, dobbiamo eliminarla. L'unico modo è lasciarlo fermentare come adesso faremo col pomodoro. Quindi togliamo dal cetriolo tutti i semi con la loro gelatina. Li si mette in un contenitore e si aspetta. 48 ore, 36 ore, finché non incomincia a bollire. E poi si vede anche una cosa particolare, che una parte dei semi proprio vanno giù a fondo e le polpe galleggiano, si vede subito la divisione. Allora in quel caso lì si incomincia e si lava, poi vedremo come. Ok, questo lo lasciamo qua. Anche per il melone? No. No, perché quelli, se prendi i semi, li lavi, non c'è gelatina, non c'è niente, quindi si possono lavare senza nessun... Questo vale anche per la zucca, per tutte le altre cucurbitacee, sono ok. Quindi questo metodo va bene per il pomodoro e per la zucchina, per il cetriolo. Cetriolo. Non ho a disposizione altro per... Se vuoi un fazzolettino? No, ce l'ho, aspetta. Allora, io mi vado a lavare le mani e poi vi faccio vedere un po' di foto.
Ok, questa è stata la spolpatura, scusate, questa è stata la spolpatura della zucca che ho fatto l'inverno scorso. Era una lunga di Napoli. Allora, la lunga di Napoli è una zucca che notoriamente si conserva male. Non è una zucca invernale. Ok. No. Sono su quella principale, allora, senza far partire la... Ok. Ho già puntato il puntatore su avanti, se vuole cambiare foto. Ah, ok. Allora, questa qui è la zucca di Napoli. Cattivissima conservazione, ottimo sapore, altissima produzione. Più o meno questi sono, cioè, ottimo sapore a chi piace, onestamente, devo dire. A me, io sono più per le zucche tipo la Berretta Piacentina, Chioggia, cioè zucche asciutte. Questa è una moscata, ma non è la migliore delle moscate. Comunque mi era stato richiesto di fare questo seme, per cui l'ho fatto. Anzi, ve lo faccio vedere, perché qua ho una foto, vediamo di tornare un attimo, queste sono melanzane, la genarie, eccola qua, questa è la lunga di Napoli, ok? Ah, sono delle zuccone enormi, voi pensate che su circa, con mi sembra 50 piante, ho fatto sui 6 quintali di zucche. E l'estrazione del seme di zucca non può assolutamente avvenire nel momento in cui raccogliete la zucca, mai. Anche se è una zucca da consumo immediato, aspettate sempre di raccogliere il seme quando la zucca ha finito la sua maturazione, cioè al limite della sua maturazione, quando in pratica ormai sta cominciando a cedere. Nel senso che cedere vuol dire in pratica sta cominciando a guastarsi, perché fino a quel momento lì il seme continuerà a succhiare dalla polpa sostanze nutritive e quindi migliora, il seme migliora. Se volete quindi fare del seme dalla zucca o di zucchino, che è più o meno la stessa cosa, quando avrete raccolto il vostro zucchino, zucca che sia, ve lo portate in luogo di parato, ve lo conservate fino al momento giusto. Qui eravamo arrivati, mi sembra, a gennaio, era gennaio di quest'anno, o dicembre, dicembre di quest'anno. Adesso guardo un attimo che dovrebbe esserci... Ah no, non posso. Tecnica molto semplice, spaccatura della zucca, a mano togliamo i semi, proprio, guardate, siamo proprio all'aperto, al grezzo, chiaramente poi il resto della zucca si dà agli animali, si composta, perché ormai insomma è arrivata a fine ciclo. Eccola qua, la lunga di Napoli. Io sono dell'idea che, cioè, almeno questa è proprio la base per imparare a fare il seme.
della zucca. Quindi aspettate sempre, anzi, se è una zucca invernale, di quelle da conservazione, non come questa qui, cioè quelle zucche che in pratica devono normalmente riuscire a passare l'inverno, se volete essere dei buoni, oltre che conservatori di semi, anche selezionatori, voi dovreste aspettare di mangiare le zucche mano a mano che incominciano a cedere, perché di solito la zucca non è che cede tutta all'improvviso, magari fa un piccolo bozzo da una parte, da quello capite che è ora di mangiarla, perché poi si allargheranno. Ma ci sono delle zucche che si riescono a conservare proprio fino anche a primavera. Io ho avuto in mano una varietà di zucca tipo l'Hokkaido, mi si è conservata per un anno intero. E io proprio da quella zucca lì che mi faccio il seme poi per ripartire. Perché lì dentro c'è un gene in più rispetto ad altri, si è espresso un gene che è quello della conservabilità. E quindi io seleziono, cioè non faccio solo semi, io cerco di migliorare i semi quando posso. Quindi non solo conservare caratteristiche, ma dargli qualche caratteristica in più. In questo caso, vi dico, l'unica cosa che ho fatto è stata quella di selezionare in campo le piante migliori e di eliminare se c'erano dei fuoritipo. E il resto poi l'ho portato tutto a seme, perché comunque era un seme, come dire, in qualche modo commerciale, quindi non è che era richiesta, non è che mi era stata richiesta una qualche forma di selezione. Comunque le zucche erano bellissime, perché guardate, adesso ve ne faccio vedere una tagliata, che è più avanti. Eccola qua, vedete, ha questa caratteristica qui, di essere totalmente piena e di avere solo un po' di semi giusto in fondo. Infatti, guardate, di zucca ne abbiamo fatta tantissima, se vi devo dire, di semi una miseria, perché ci sono voluti 6 quintali di zucche per fare un chilo di seme. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere un campo di semi di cavolo. Quella che vedete lì, questa striscia che arriva fino in fondo alla serra, questo qui è tutto cavolo, seme di cavolo, chiaramente biologico. Qui la fioritura è già finita, siccome era in serra il problema, i vari problemi, dicevo, di insetti non si poneva. Adesso vi faccio vedere più da vicino che cos'è, che forma ha, eccola qui, una siliqua. Vedete abbastanza? Proviamo ad ingrandire la prossima. Eccola. Cioè, vederlo così sembra un bacello, no? Oh, immaginatevi, è molto piccolo. Adesso lì purtroppo non c'è la scala di paragone, ma è molto piccolo. Questa qui ancora non è pronta per il raccolto. Quando io andai a visitarla dissi al ragazzo: guarda, qui ancora ci vorranno probabilmente circa 10 giorni. Poi sfalcia tutto, gli ho dato i dopo una settimana gli ho parlato i pirocchè, sfalcia tutto e fa il pirocchè. Come vedete, insomma, vedete, guarda, quello lì era un cavolfiore, sì, era un cavolfiore. Cioè, vedete che moltitudine, che abbondanza di semi può dare. Ok, qui siamo invece sempre nello stesso campo, però questi sì, sono zucchini. E beh, insomma, se voi coltivate zucchini, cioè voglio dire, più facile di così non si può, no? Comunque, giusto per mostrarvi, però, vedete, questo qui è lo zucchino che dovrà venire, questo ancora vedete che è verde, quindi domani questo non fiorirà,
Quel maschio lì invece fiorirà, perché vedete che incomincia a cambiare colore. Quello lì già comincia a virare di colore. Però questo è il fiore femmina perché si vede, c'ha l'ovario lì, c'ha la zucchina o zucca già in preparazione. Dunque, quali altre diapositive vi potrebbero interessare? Ah sì, vi faccio vedere una scatola di petri con dei germogli. Dunque, questo qui è un semenzaio fatto d'emergenza con delle piante di anguria. Eccolo qua. Questa è una scatola di petri che ho fatto pochissimi giorni fa. Il seme microscopico è un seme che secondo me è da un decimo di millimetro, è forse uno dei più piccoli che abbia mai visto. Allora, il problema di questo seme è che se lo semini in terra rischio di non vederlo neanche, e quindi è difficile capire cioè seminando, infatti il dubbio era sorto proprio per questo, perché il committente voleva vedere le piante di questo seme e la date a un agricoltore e l'agricoltore ha provato a seminarlo e non gli è nato niente, perché essendo un seme molto piccolo è un attimo che lo sotterri un attimo di terra, basta un chicco di terra in più e quello non riesce già più a spuntare. Infatti questi sono semi che andrebbero seminati praticamente in superficie, neanche interrati. Ma il problema è che se li semini in superficie, altrettanto basta un colpo di vento, una pioggia, il terreno ti fa la crosta, insomma sono semi molto, molto problematici. E siccome non c'era nessuna certezza che il seme fosse germinabile, ho detto, senti, dallo un po' a me, gli ho fatto la prova e come vedete era al 100% germinabile. Ha una graminaccia da foraggio. Vediamo, la prossima forse si vede anche meglio. E poi, che cos'altro? Niente, vi potrei parlare in questo scampolo di lezione, vi potrei parlare sempre di pomodoro, che è ovvero di quello che sto facendo. Eccolo qua, questa è una prova sperimentale. Una prova sperimentale che è stata applicata in parte, mannaggia le foto, eccola qui, è stata sperimentata in parte in questo campo di Pisa. Lì c'è il professore dell'Università di Pisa che si chiama Barberi, lui con i pantaloni rossi con cui sto collaborando, perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante che già si sospettava da tempo, ma su cui volevamo avere in pratica delle prove. Di solito in agricoltura biologica consigliano di ripiantare i pomodori nello stesso campo e non si capiva perché cioè non si capiva, si vedeva che i pomodori crescevano meglio, ma non si capiva perché. Bene, allora avevamo uno scampolo di finanziamento e ci abbiamo messo sopra un ragazzo, abbiamo chiamato l'università ha detto adesso proviamo a sentire se abbiamo un microbiologo in grado di darci questa risposta, e questo microbiologo, un borsista, se non sbaglio, keniano, biologo ci dice, ma certo,
è un problema legato alla presenza di micorrize. Cosa sono le micorrize? Sono appunto dei microscopici funghi che abitano proprio accanto, anzi proprio quasi dentro, le radici delle piante. Esistono, voi pensate, questi dei microscopici funghi che abitano esclusivamente nelle radici dei pomodori. Questa loro coabitazione crea un fattore sinergico, una sorta di simbiosi che aiuta da una parte il fungo a vivere, che altrimenti non avrebbe possibilità di vita senza il pomodoro. Ma il pomodoro, il fungo al pomodoro dona una sorta di concimazione molto energica, e il pomodoro sta meglio, produce di più, e proprio la pianta diventa in salute, la vedi proprio, è più verde, più produttiva. Bene, allora abbiamo detto, senti, se il problema è questo, vogliamo constatarlo. Perché? Perché se nei campi convenzionali le micorrize non ci sono, perché i concimi chimici le distruggono, in biologico però ci potrebbero essere, noi vogliamo constatarne la presenza, vogliamo vedere che effetti hanno, e poi soprattutto vorremmo anche capire se usando il rame, usando qualche prodotto, non è che le distruggiamo? E poi anche capire come dare un seme o una piantina di pomodoro già micorrizzata all'agricoltore. Allora abbiamo incominciato questo ciclo di studio che è già arrivato, se non sbaglio, al terzo anno. Sì, questo è il terzo campo sperimentale che facciamo. Questo ragazzo ha trovato tutte le micorrize che si adattano al pomodoro e le sta provando. I risultati sono inaspettati. Un normalissimo, banalissimo pomodoro biologico, cioè tratto da semi biologico come il Rio Grande, che è una vecchia varietà di pomodoro, e produce il 25% in più di un ibrido della Monsanto, grazie alle micorrize. E un pomodoro ancora più vecchio come il Roma, il pomodoro Roma, che è un pomodoro buono ma poco produttivo normalmente, ha aumentato anche lui la sua produttività, raggiungendo quasi anche lui l'ibrido di riferimento, cioè questo perfect peel della Monsanto. Non è che la scelta è stata casuale di questo ibrido, assolutamente. L'Università di Pisa ha fatto un'indagine presso alcuni vivaisti che avevano una sezione, diciamo così, di piantine, una sezione di produzione di piantine biologiche. Hanno chiesto qual era la varietà più venduta di pomodoro da salsa in biologico, ed è saltato fuori questo nome, Perfect Peel della Monsanto. Con buona pace di Vandana Shiva, Slow Food e compagnia bella. Sì, in la maggior parte delle confezioni di salsa biologica c'è Monsanto. Questa è la realtà. Non venite adesso a dire, questo non dovrebbe succedere. Io non lo capisco perché succede, perché noi si fa le sementi sane. E infatti, voglio dire, quel Rio Grande non è che ce lo siamo inventato noi, già esisteva prima, è semplicemente l'unica operazione da fare è quella di riprodurlo, moltiplicarlo. Ma il dato straordinario non è solo il fatto che questo pomodoro vecchio produce di più dell'ibrido Monsanto. E già questo, vedete, non si capisce perché usino ancora invece l'ibrido Monsanto.
Ma lo studio del microbiologo ha portato a capire che queste micorize, simbionti del pomodoro, sul pomodoro Monsanto non si innestano, non simbiotizzano. Quindi il pomodoro Monsanto non riesce a utilizzare questa spinta maggiore. È qui che ci chiediamo com'è che un pomodoro come quello, che probabilmente è in qualche modo stato selezionato e manipolato, non sappiamo bene in che modo, non accetta più di essere utilizzato con un sistema, su un terreno, diciamo, naturale. Cioè il terreno naturale lo rifiuta, perché il terreno non è fatto di terra, è fatto di esseri viventi, no? Di humus, sì, ma anche di esseri viventi che vivono, che prosperano nel terreno. E quindi, ecco, qui ci sono diverse file di pomodoro, e appena avrò tempo, dovrebbero essere ancora lì in produzione, che stanno appunto valutando, farò un salto a rivederle. Quindi, ecco perché è importante conservare le vecchie varietà, perché in qualche modo da quelle, con quelle possiamo ancora, diciamo, avere una possibilità, no? Abbiamo una possibilità in più. E sono degli ottimi produttori, quindi abbiamo la possibilità anche di produrre in più rispetto al cosiddetto, no? Prodotto da agricoltura convenzionale. Solo che bisogna utilizzare dei terreni che abbiano dentro anche della vita. Non basta solo la varietà, insomma, no? Occorre lo stato fertile. Quindi i selvatici danneggiano le micorrize? Voglia, certo, le distruggono proprio. Scusa, ma una domanda, ci posso? Certo, sì, sì. In caso di coltivazione biologica, è consigliabile rimettere i pomodori dove già stavano i pomodori in precedenza, giusto? Sì, perché il primo anno che metti i pomodori, le micorrize, se il tuo terreno è sano, ne hai poche, pochissime, però si moltiplicano, no? Poi, il secondo anno, cioè, però queste micorrize non è che muoiono subito, quando muoiono i pomodori. Cioè, le spore rimangono, restano. Poi, quando vai a ricoltivare lì sopra i pomodori, queste spore ci sono e le micorrize ripartono assieme al pomodoro. Ma se tu prendi il pomodoro e lo sposti in un altro campo dove le micorrize non ci sono, devi ripartire da capo. Ma allora serve a qualcosa tagliare la pianta quando è morta e lasciare decomporre le radici, o non cambia niente se si tira da una... Serve. Serve, però c'è anche un altro discorso, che se tu durante la coltivazione hai avuto una virosi sui pomodori che coltivavi, adesso poi in quel campo lì c'hai sì le micorrize, ma è anche la virosi, e quindi non ci puoi più coltivare i pomodori per almeno 5 anni. Allora l'ideale è fare delle buone rotazioni, sì, ma le micorrize metterle sulle piantine. Inoculare già le micorrize nelle piantine. Quindi dove fai il vivaio delle piantine, o nel terriccio, o nel semenzaio, o nel letto caldo, quello che è, già sì. E allora la tua pianta avrà subito una spinta in più. Loro le micorrize le mettono sia sulle radici che sul terreno direttamente. No, loro non le comprano, le allevano. In questo momento loro le stanno allevando, anche perché hanno 4 ceppi e quindi devono stabilire quale di questi ceppi sono i più efficienti, o se l'efficienza viene da una miscela di più ceppi. Quindi ancora sono in fase di studio. I risultati, però, i risultati quest'anno ci dovrebbero essere, quindi dopo sapremo
di che cosa abbiamo bisogno e in caso, capito, se è possibile anche creare una formulazione da poter distribuire, vendere, non so se è possibile, vediamo, insomma. Perché sono vivi, non è che si possono, capito, essiccare o mettere in bustina, sono proprio funghi. Quindi quando si parla di un'argilla, per esempio, si potrebbe aggiungere questi elementi, no? Sì, sì, sì. E quelli che si comprano nelle farmacie, a lui con la luce, se che si vendono, dicono di vendere. Da pomodoro? Micro. Sì, ma ogni pianta ha la sua. Ho capito. Quindi magari sono quelle particolari che non sono quelle da pomodoro, sono specifiche sue. Quindi quelle quattro di cui si parlava erano quelle specifiche del pomodoro. Sì, 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 sì. Dunque, vi volevo far vedere qualche altra immagine. Qui sono sempre i campi sperimentali. Qui siamo col corso che ho fatto in agosto, siamo ad archeologia arborea a vedere il frutteto storico dalla Ragione. Questa è la sua casa. Qui invece è proprio il corso, eravamo. Ecco, questi qui sono, questo è il set al completo dei setacci professionali. Qui ne ho portato uno, quello lì invece è tutto il set completo per le piante da orto. Si va dallo 0,50, mi sembra, se non sbaglio, fino al 3,25, scattando di 0,25 per volta. E questo qui, insomma, permette di fare una buona opera di selezione sui semi, perlomeno sui semi tondi. I semi di bietola, magari, per un utilizzo casalingo sono perfetti e forse può bastare anche di meno. Per un uso professionale sono comunque ancora molto utili, perché con questi è possibile calibrare i semi. Nel momento che io vado a selezionare un seme, devo solo capire qual è il suo calibro e poi scegliere il setaccio immediatamente superiore e immediatamente inferiore. Con quello immediatamente inferiore elimino tutte le polveri, tutti i corpuscoli più piccoli, e con l'altro invece leggermente più grosso tengo le paglie, i corpi più grossi, e già con questo arrivo a un buon grado di pulizia del seme. Poi è chiaro, per farlo diventare seme commerciale dopo ci sono altri passaggi, ma non è questo l'obiettivo, cioè non è l'obiettivo di chi il seme se lo produce per sé o per scambiarlo con altri. Se anche rimane dentro qualche, non so, pagliuzza, qualche elemento di siliqua, qualche residuo, questo è poco importante. L'importante è eliminare i semi estranei, quello sì invece. Cioè tutti i semi di infestante, tutti i semi eventualmente i semi rotti, cioè quelli vanno eliminati, e la pulizia del seme serve a questo, quindi l'eliminazione, la pulizia del seme in termini di semi infestanti. Ok. Ma allora, io abito in una zona sotto questo profilo abbastanza fortunata, perché Cesena, io abito a 40 km da Cesena è
si può dire la capitale sementiera, non d'Italia, ma quasi di mezza Europa. Cioè, non ci sono molte ditte sementiere, ma ci sono quasi tutti i riproduttori di sementi, sono lì. Cioè, a Cesena si moltiplicano i semi, che poi vengono venduti altrove, anche in Estremo Oriente, cioè vengono da tutte le parti del mondo. Fare i semi a Cesena costa certamente di più che farli in Cina, è chiaro. Però è anche vero che se una ditta vuole semi professionali, deve andare lì a Cesena. E c'è un assembramento di ditte sementiere enorme. Il tutto è partito da una cooperativa, la cooperativa agricola Cesenate, che in origine, parlo anni 50, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva come obiettivo quello di coltivare cereali. Poi sapete tutti che a Cesena hanno impiantato frutteti, hanno smesso di coltivare cereali, anche perché quello della coltivazione del grano era un retaggio della mezzadria. Sparendo la mezzadria, automaticamente l'agricoltore ha cercato qualcosa di più produttivo. Quindi sono buttati inizialmente sui frutteti e hanno abbandonato quindi i cereali. Questa cooperativa, venendo a mancare il lavoro sui cereali, si è chiesta cos'altro poteva coltivare. E negli anni 60 la risposta è stata: proviamo a coltivare un po' di sementi. E adesso è una potenza europea nella coltivazione, nella moltiplicazione delle sementi, perché raggruppa veramente circa un migliaio di soci agricoltori e muove delle quantità di semi inverosimili, ma veramente a tir. E sono quasi tutte ortive, cioè non fanno semi di cereali. Ah, scusa. Sì, appunto, siccome a Cesena esistono questo assembramento di ditte che fanno sementi, questi materiali qui basta andare in una comune ferramenta e li si trova. Cioè a Cesena c'è una ferramenta che li ha tutti, però vende delle lastre che sono da 2 metri per 1 metro. Quindi dopo il lavoro che c'è è semplicemente quello di portare queste lastre da un tagliatore che le taglia proprio con laser, quindi le sagoma per questa dimensione. Poi c'è un mio amico che ha fatto i telai, e su richiesta comunque questo mio amico, se qualcun altro ha bisogno di setacci, li fa. A un prezzo direi molto modico, perché setacci simili su internet li si trova a circa 50-60 euro l'uno, mentre lui credo che chieda meno della metà, insomma. Però insomma sono materiali naturali, quindi... Vediamo un attimo se riesco a centrarlo qua. Ecco, queste sono le grane questa è proprio la lamiera di queste setacce, sono lamiere stampate. Cioè, immaginatevi, queste lamiere qui vengono usate in delle macchine che sono alte più di questa stanza, e che si chiamano, normalmente sono le tarare, che sono delle macchine che sono come sono degli enormi setacci che vibrano, con impianti di aspirazione che aspirano via le polveri, e di solito sono 3 in successione, e il seme quando esce da una tarare è quasi perfetto. L'unico problema che può avere è che, come nel caso del cavolo, ci sia del seme vuoto all'interno, quindi il seme passa, no? Esce dalla tarara, è della dimensione giusta, però è vuoto. L'unico modo per evitare che il seme vuoto venga mescolato a quello pieno, che ha la stessa dimensione, quindi passa dal setaccio normalmente,
poi l'uso di un'altra macchina che si chiama tavola densimetrica. È una macchina che inizialmente fu usata per l'industria della ferramenta, cioè la usavano per selezionare viti, bulloni, chiodi, cose di questo genere, minuteria. E poi qualcuno ha pensato giustamente di usarla per i semi. È un tavolo, come potrebbe avere più o meno queste dimensioni qui, di questo tavolo qui, però è inclinato e fa ben tre movimenti. Un movimento è ondulatorio, un altro sussultorio e poi c'è un altro movimento che non ho ben capito se come funziona. Comunque vibra in almeno tre direzioni diverse, c'è dell'aria che viene pompata dal di sotto perché è una tavola tutta traforata, finemente traforata, e per cui quando i semi entrano da un lato praticamente galleggiano, levitano e vibrano. E i semi più pesanti vanno in giù, no, no, i semi più pesanti vanno in su. Eh sì, perché i corpi gli danno più, hanno più inerzia. Sì, infatti. E insomma, quelli sani rimangono al centro e lo scarto rimane in fondo. E dopo, quando finisce la tavola, ci sono come, diciamo, tre, diverse vie, anche fino a 5 vie, e i semi vengono selezionati in base al peso, non più in base alla dimensione. Per cui si ottengono poi alla fine i semi migliori. Capite che dopo tutto questo, cioè dopo averli passati al setaccio, dopo averli passati alla tarara, poi eventualmente ci sono anche altre macchine, come, non so, se questo vale per i semi tondi, ad esempio, ma se il seme è, non so, come quello di cipolla, che è leggermente triangolare, allora in quel caso lì bisogna usare come si chiamano, gli alveolari, cioè sono dei rulli tutti bugnati, dove il seme viene selezionato in base alla sua, non neanche alla dimensione, cioè alla sua possibilità di rimanere aggrappato a questi rulli. E dopo tutte queste selezioni, in un seme commerciale, se era un po' sporco, la metà è andata via. Quindi capite che, cioè, è stato buttato via anche del seme buono, magari solo perché è un po' più piccolo, o che non aveva quel colore, o che non aveva quella forma. Quindi non è il sistema che dovete prendere voi come punto di riferimento. Voi quello che dovete fare è solo eliminare i semi degli infestanti, le polveri, le paglie il più possibile. Quindi alla fine avrete un seme che sì, magari avrà ancora un 10-20% di 15% di impurezza, no? Di residui, però è perfetto da seminare. Ok, domande? Quindi non è una rettina, non è una pilastra tabulare. Sì, ma potete vederlo, quando venite qua poi ci date un tempo. No, questa qui è proprio una lamiera stampata traforata. No, qui da noi no. No, poi sì, è chiaro che ha una lavorazione rotonda, perché quella che vendono veramente è quadrata. Quello è retino, sì. Sì. Varie dimensioni, varie sezioni. No, questa qui è stampata appositamente. È anche molto solida. Come si chiama il sito dell'associazione? civiltacontadina.it. Tu hai parlato di dispense che
è disponibile. Se me le stampano volentieri, domani, possiamo farcela, sì. Bene, ti ringrazio. No, io non so se ci sono altre domande, per chi deve andare vada pure, ma...